14:55, edizione flash del TG2000, buon pomeriggio a tutti voi. Ecco a questo momento i fatti più importanti del giorno. Banca Centrale Europea, è in corso una riunione straordinaria di emergenza dopo la crisi dei mercati degli ultimi giorni innescata dalle comunicazioni della Presidente Lagarde. Tra le ipotesi dell'incontro fuori programma, uno scudo anti-spread. Per il Ministro dell'Economia francese, Le Maire, serve una politica monetaria graduale. Energia. Gazprom ha tagliato il 15% della fornitura all'Italia, lo rivela l'ENI che ha ricevuto comunicazione dalla multinazionale russa. Ancora più consistente la riduzione alla Germania, nella misura del 40%. Secondo l'Unione Europea, le ragioni dei tagli non sono state notificate. Il ministro Cingolani rassicura, per ora nessuna criticità in Italia. 112esimo giorno di guerra in Ucraina, Kiev resiste a Severodonetsk, ma le evacuazioni sono in stallo. La Cina dichiara di essere disposta a continuare a svolgere un ruolo per una soluzione che sia responsabile. Telefonata tra Xi Jinping e Putin, la prima dal 25 febbraio scorso. Secondo Mosca, sono state distrutte nell'ovest dell'Ucraina armi fornite da paesi NATO. No ticket day oggi su supermercati e bar dello Stivale, cala lo sciopero dei buoni pasto che non saranno accettati come pagamento di beni e servizi. La misura di protesta da parte degli esercenti contro le commissioni giudicate troppo alte. Istat, nel 2021 la povertà assoluta, che non consente cioè di sopportare le spese minime per condurre una vita accettabile, in Italia conferma i massimi storici toccati nel 2020, anno d'inizio della pandemia dovuta al Covid-19. In questa condizione, spiega l'Istituto di Statistica, si trovano poco più di 1,9 milioni di famiglie, il 7,5% del totale da 7,7 nel 2020 e circa 5 milioni e 6 di individui. La povertà assoluta più alta al sud migliora invece al nord. Da oggi stop alle mascherine in cinema, teatri e manifestazioni sportive al chiuso. Attesa in giornata la decisione del governo sulla proroga per quanto riguarda l'uso sui mezzi di trasporto pubblico, RSA e ospedali. Il sottosegretario alla salute Costa aveva anticipato una possibile proroga sino a fine settembre. Secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale SIMA, sono oltre 46 miliardi le mascherine utilizzate in Italia da inizio pandemia ad oggi. Mercoledì, giorno di udienza generale, in Vaticano Papa Francesco mette in guardia da una cultura che emargina gli anziani. La vecchiaia è un limite e un dono, afferma. E a fine udienza torna sul conflitto in corso nel cuore dell'Europa. Non dimentichiamo il popolo martoriato dell'Ucraina in guerra e non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una cosa lontana da noi. Ci fermiamo qui, vi lascio ora alla recita della Coroncina della Divina Misericordia, a seguire siamo noi, torniamo intorno alle 18:24, grazie del vostro tempo, buon pomeriggio.